Piove sul Carrai in un grigio mercoledì pomeriggio che va a completare la quarta di andata del girone di Serie D. Si gioca a Tau Calcio Flaminia Civita Castellana, che significa per gli Amaranto la possibilità di fare il bis dopo il blitz di Orvieto. Ma la partita si presenta complicata anche per l'oggettiva validità del rossoblu laziale di mister Nofri. Nelle file del Tau, mister Cristiani fa esordire dal primo minuto Manuele Giustarini, uno che può dare contributo sostanzioso là davanti. Tau reduce dalla prima storica vittoria in D 3-1 sul campo dell'Orvietana, griffata da una tripletta del bomber Brega. Ma dopo pochissimi minuti al quarto di gioco, scontro violento tra il portiere del Tau Niccolò Carcani e l'attaccante ospite Sirbu. Carcani rimane a terra privo di sensi, sono lunghi secondi di paura, il gioco rimane fermo quasi 5 minuti. Poi Carcani, accompagnato all'ospedale di Lucca per i doverosi controlli, si riprenderà ma viene sostituito in porta da Di Biagio. Azione tra l'altro che determina il vantaggio del Flaminia, poiché l'arbitro Bellò assegna il rigore, che all'ottavo minuto l'esperto Sciamanna trasforma con freddezza. Episodio che condizionerà la squadra di Cristiani, che fa molta fatica, e questo Flaminia è davvero tosta come squadra. Tuttavia gli Amaranto, oggi maglia bianca, provano a reagire prima con Tommaso Carcani, che impegna il portiere della Pina dopo azione rifinita sulla destra dal solito stantuffo Borgia, e poi è Brega a cercare la via della rete con alcune conclusioni dal limite dell'area che non hanno però il crisma della precisione. Si va a riposo con il Flaminia in vantaggio. Ci vorrebbe una ripresa a tutto gas, anche se su Ghivizzano continua a scendere la pioggia. In realtà il Tau ci mette tanto impegno e attacca a getto continuo. Si accende qualche mischia in area laziale, ma nessuna occasione vera e propria, almeno nel primo scorcio del secondo tempo. Poi sono i rossoblu ospiti a sfiorare il raddoppio al 27 con una punizione maligna di Garufi che scheggia la traversa. Sospiro di sollievo e pericolo scampato, ma ci sarebbe un risultato da recuperare. E non è così, perché poco dopo la mezz'ora ingenuità di Borgia, costretto poi al fallo, è di nuovo calcio di rigore, stavolta sul dischetto Vacrus, che fa centro e porta il Flaminia sul 2-0. Ora è quasi notte fonda, anzi è notte fonda quando Sirbu fila via così in contropiede e non lascia scampo a Di Biagio per il punto del definitivo 3-0. Giornataccia per il Tau, che non riesce a dare continuità alla bella vittoria di Orvieto, mentre Flaminia si conferma squadra di tutto rispetto. La via del riscatto per gli Amaranto di Cristiani passa adesso dalla non facile trasferta di domenica prossima sul campo della San Giovannese, contro una delle compagini sicuramente più blasonate del girone.